Vai piano, mi raccomando, che qua comunque dobbiamo stare attenti. Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella mod vita reale. Come sapete dovevamo partire il 21 dicembre per il viaggio di Natale, solamente che c'è stato un imprevisto. Un imprevisto che a Franklin fa piacere, e alla moglie no, perché giustamente era tutto pronto, avevamo proprio la testa per questo viaggio e ragazzi, dobbiamo rimandare. L'imprevisto sarebbe che un rapper di nome Baby Gang ha deciso di regalarsi una Ferrari 812 per Natale. E cosa fai? Non concludi questo affare? Un affare da circa 310.000 dollari? Quindi ragazzi, il viaggio può aspettare. Un giorno passa subito, però diciamo siamo a fine anno, devo comunque chiudere il bilancio dei guadagni dell'azienda in positivo e non posso farmi scappare una Ferrari da 310.000 dollari. Quindi mi dispiace Mia, per oggi non si parte, vediamo di partire domani, però l'affare lo devo fare. È sicuro questo qua ha detto che la vuole comprare la Ferrari 812, non facciamocelo scappare. Passeremo un giorno in più in vacanza, però non possiamo partire oggi, mi dispiace, non possiamo partire. Infatti ragazzi, come vedete, avevo anche messo nei garage la BMW elettrica, la Ferrari Portofino, e siamo rimasti con questa macchina qua che mi hanno prestato, la Maserati Ghibli. Infatti andiamo con questa qua a casa di questo Baby Gang, che da quello che so abita pure in un quartiere abbastanza stranuccio, abbastanza malfamato, però c'ha i soldi, li sta guadagnando e vuole comprarsi una Ferrari. Va bene, per me non c'è problema, l'importante è che la comprerà noi. Impostiamo il punto e mi sa che dobbiamo andare in questa zona un po' bruttina, ok? A Il Burro, qua c'è proprio la gang dei Marabunta, per farvi capire che zona è, però a me non me ne frega niente della zona, 310.000 dollari mi interessano di più, quindi posso andare pure nelle zone più brutte di Los Santos, non c'è problema. Ok, accendiamo i fari, perfetto. Invita la gangster, siamo già partiti ragazzi, manca partire solo qui, però ve lo ripeto, invita la gangster, noi non lavoriamo, andiamo a rubare, invece qua abbiamo un lavoro e comunque diciamo bisogna fare le vendite, sta per finire l'anno, almeno capito, come vi ho detto prima si chiude il bilancio in positivo, quindi con un sacco di vendite, un sacco di traguardi, un sacco di cose, quindi meglio fare questa vendita. Ok, vediamo un po' dove sta questo Baby Gang. Mi ha dato la posizione su WhatsApp, quindi è abbastanza precisa. Che poi sta pure nevicando, avete visto? Oh, ma che c'è? Le gomme lisce o non ci hai messo le catene? Maledetto. Noi qua abbiamo le gomme invernali, quindi non c'è problema. Non c'è solo bisogno di inserire le catene qui. Infatti vedete, frena subito. Chi è? Ok, andiamo. Dai, 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 non ti preoccupare, non ti preoccupare, domani si parte. Cioè, pure io comunque stavo col pensiero, viaggio in camper, bellissimo, Monte Ciliad, però facciamo prima sto lavoro, dai, facciamo prima sto lavoro. Veloce. Sti maledetti semafori. Giriamo qua a destra. Ah già, pure quel rosso. Oh, questo qua non poteva venire lui. Guarda quanti semafori. Meno male che qua non ci sono. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Verde, verde. Oh, vai, vai, vai. Ah, forse lo vedo, eccolo lì. Aspetta che faccio inversione. Oh mio Dio, che tipo, eh. Sali, sali, sali. Sali, sali. Tutto a posto. Ok. Ritorniamo alla scuderia, ragazzi, e facciamogli vedere questa Ferrari. Sperando che vada tutto bene.
Comunque grazie per averci scelto, la Ferrari è pronta come l'hai richiesta tu, gialla. E adesso comunque te la faccio vedere, ci facciamo un giro e poi alla fine pensiamo al pagamento, non ti preoccupare ora. Ti faccio prima vedere come va. Ci abbiamo un tipo alquanto losco alle nostre spalle. Speriamo solo che non è una fregatura. Vai, 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 che siamo quasi arrivati. Mannaggia. Oh mio Dio. Ma voi vi vestite così, Ellie? Io ormai, diciamo, non sono più adatto a questo stile. Però bello, mi è sempre piaciuto questo stile. Oh, però ragazzi, tutto sommato, questa Maserati non è male, eh. Me l'hanno prestata, però non è male. È una bella macchinuccia questa. C'è scattante, veloce. È proprio adatta per gente come noi, che comunque c'ha proprio una scuderia, un negozio importante. Però sicuramente non la comprerei mai, sinceramente, perché se dovessi scegliere un'altra macchina a benzina o diesel, non prenderei questa, ma punterei su altro, perché comunque questa qua c'ha gli anni che c'ha, non so quanti anni c'ha, però è uscita da un pochino di anni la Maserati Ghibli. Ma poi la compriamo, l'anno prossimo, mo che viene il 2022, ci prendiamo una bella macchinuccia nuova sicuramente. Perché poi comunque sarà passato il leasing che vi ho detto, no? Della BMW elettrica, quindi bisogna per forza cambiare. Ok, siamo arrivati. Attendi qua con mia moglie e arrivo subito, eh. Prendo la Ferrari. Ok, ragazzi, vediamo un po'. Sì, aspetta un attimo qua, arrivo subito, va bene? Prendo la Ferrari e vengo subito. Oddio. Perfetto. Non capirò mai quello stile, sinceramente. Vediamo un po' se è tutto a posto. Ah, ok, eccola qua, come l'ha richiesta lui, vedete? Gialla con interni rossi. Ok. Sentiamo il sound. Bomba. Mamma mia, quanto è veloce. Eccomi qua, bro. Bro, dai, ma mi state facendo abituare pure a me a dire bro, fra. Ah. Ok, signore, la chiamo signore. Ok, qua è tutto a posto. Ma comunque secondo la nostra prassi, comunque ti porto a fare un giro, ti dico un po' di cose, ti faccio fare un test. È anche una sorta di garanzia, diciamo, da parte mia, no? Per farti vedere che l'auto funziona, è tutto a posto. E poi dopo possiamo procedere al pagamento. Mi fai un bonifico, mi fai quello che vuoi tu. Ovviamente non accettiamo contanti. E va bene, dai. Quando vuoi venire, andiamo, andiamo. Leva pure il cappello, non ti preoccupare. Ok, ragazzi, perfetto. Questi qua sono gli interni, come vedi. Diciamo, se porti gli amici con te o la tua ragazza, quello che vuoi tu, comunque il passeggero potrà vedere a quanto stai andando, il numero di giri, può vedere un paio di cose, comunque può vedere tante cose da quello schermo che vedi avanti a te. Ferrari interessante, ottima scelta, devo dire, è bella scattante, poi per il prezzo che la paghi va veramente forte questa, adesso infatti te lo dimostro. E comunque c'è tutto, controllo trazione, tutto quello che vuoi, questa macchina è sicurissima, comunque neve, fango, dove vuoi andare, là vai. Non ti preoccupare, infatti guarda, vedi come
Guarda, guarda, guarda avanti, vedi i giri. Vai, facciamoci un giro. No, comunque ragazzi, a parte gli scherzi, la Ferrari 812 è sempre stata un bel macchinone, guardate qua. Ok. Comunque sì, Baby Gang è sfiziosa perché comunque tu vedi tutto, vedi, io adesso sto accelerando. Come vedi, tu vedi tutto da lì. Prendiamo un'autostrada, ragazzi, c'è qualcosa di più allegro. Vediamo che giro mi fa fare, ok, di qua. È bella scattante, farai un figurone con i tuoi amici. Poi pure se vuoi dissare qualcuno su Instagram o qualche altro rapper, con questo lo puoi fare. Guarda qua. Scattante subito, vedi? Adesso riporto di qua. Guarda che aderenza sulla neve. Ok che montiamo le gomme invernali, però comunque c'è un'aderenza proprio da fare invidia, soprattutto alle auto tedesche. Guarda qua, guarda. Oh mio Dio. È veramente veloce questa. Sì, adesso ci passiamo dove sono i tuoi amici, dai. Oh, guarda, 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 hai visto? Frenata d'emergenza. Facciamo una cosa, adesso la guido io e dopo la guidi tu. Non c'è problema. Dove stanno i tuoi amici? Di qua? Preparati, reggiti forte qui. Ok, guarda, guarda. C'è lineare, la velocità bella. Ci sta alla grande proprio. Attento qua. Dai, adesso te la faccio guidare a te, va bene? E riporta, ci ritorniamo lì, alla scuderia, che concludiamo il pagamento e ce ne andiamo, va bene? Ok, beh ragazzi, vediamo un po' come si comporta. Perché comunque volevo vedere pure io come si vede qui e direi proprio alla grande, infatti. Vedete, possiamo vedere a quanto va lui di velocità, tante belle cose. Vai piano, mi raccomando, che qua comunque dobbiamo stare attenti. Mamma mia. Ah, ti dice anche la radio, tutto, bellissimo qui. Come ti sembra, eh? Comunque una bella macchina, moderna, proprio per i giovani questa. Alla grande, ragazzi, 812 super fast. Lo so, c'è un po' di traffico qui, ma tanto poi dopo te la godi tu con calma, ti fai i giretti che devi fare. Hai visto quanto è comoda, eh? Vai, accelera un po'. Ok. Piano piano, piano piano. Bravissimo. Attento, attento, attento. Oh, attento però, eh. Ragazzi, auguri, buona fortuna. Basta che mi dai soldi, poi puoi fare tutti gli incidenti che vuoi, che me ne frega a me. Basta che non lo fai muore incidente. Gira qua, gira. Ok.
La macchina è piaciuta, ma poi comunque è bella veramente. C'è cosa vuoi dire su questa macchina? Non c'è proprio niente da dire. È completa di tutto. Ok, mi sta qui, perfetto ragazzi, quindi a posto, comunque la vendita è andata bene perché lui ha detto che la compra, quindi perfetto così. E ok, direi che con questo è tutto ragazzi e noi ci sentiamo al prossimo video. Bella, ciao ciao!